Innanzitutto buona giornata a tutti. Io ringrazio molto il meeting che ci ha chiamato a raccontare la nostra esperienza, a raccontare non tanto la storia del Kazakistan, perché sarebbe una pretesa esagerata durante questo incontro parlare di tutta la storia del Kazakistan in italiano, ma di raccontare attraverso l'esperienza di questi nostri grandi amici qualche cosa che ha un rapporto profondo proprio con il tema del meeting di quest'anno. Quando abbiamo riletto il tema del meeting, il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Subito io ho detto, ecco, questo in un modo completo, scusate c'è qualche questione tecnica, parla della nostra storia, della storia del popolo kazako e in particolare della storia più recente, dopo l'indipendenza ottenuta solo nel 1991. E quindi noi abbiamo pensato di invitare questi nostri grandi amici, amici grandi, perché come capirete anche dal loro intervento hanno una esperienza, hanno una competenza, hanno una personalità che permette di dare un'immagine di quello che è per il Kazakistan questo progresso che continua e che non è solo economico. Forse qualcuno oggi si occupa del Kazakistan perché c'è anche un miracolo economico, è uno dei pochi paesi al mondo, io non sono un economista, ma credo che sia uno dei pochi paesi al mondo che ha uno sviluppo più del 9% del prodotto interno lordo ogni anno. Ma tutta questa nuova ricchezza che nasce innanzitutto dalle scoperte petrolifere, senza un lavoro, senza una cultura, senza una adeguata crescita anche umana, rischia di non essere un bene, ma paradossalmente persino un problema per il popolo. E io dico solo due parole sul Kazakistan per quelli che magari non sono molto competenti nelle nuove geografie che si vanno delineando nel mondo dopo la caduta dell'ex Unione Sovietica. Il Kazakistan è un paese che è grande circa 8 volte l'Italia, confina a nord con la Federazione Russa, ad ovest col Mar Caspio, quindi ha in comune questo mare con diverse altre nazioni, tra cui l'Iran, confina anche, e ad est con la grande Cina. Questo paese immenso ha una popolazione molto limitata, di circa 15 milioni di abitanti. Di questi, poco più della metà sono kazaki, cioè originari del Kazakistan, originari dell'Asia centrale, ma loro stessi frutto dell'incontro di diverse popolazioni. Ad esempio è stata molto importante e tragica la venuta dei mongoli, che ha caratterizzato anche geneticamente l'evoluzione del popolo kazako. E poi a sud, non direttamente, perché c'è di mezzo il Tagikistan, c'è il grande mondo dell'Afghanistan, eccetera. Naturalmente vicino a Kazakistan c'è anche il Kirghizistan, la Kirghizia. Ecco, questa è la collocazione geografica. Dicevo, della composizione del popolo. Più della metà, ma non molto più della metà, circa 55%, credo, 55-60% della popolazione sono kazaki. Ma gli altri sono certamente russi, che sono venuti a lavorare al tempo della lotta per le terre vergini, ma sono anche discendenti degli ucraini, dei tedeschi, del Volga, dei polacchi, persino una grandissima comunità coreana, tutta gente che è stata deportata in Kazakistan in epoche successive. Tra questi anche italiani, poi se a qualcuno interessa di questo a parte parleremo, anche italiani deportati in questa terra e dispersi.
Terra quindi di sofferenza, sofferenza perché sono presenti alcuni dei, erano presenti, non sono più presenti nel senso che non sono più attivi, alcuni dei più grandi campi di concentramento. Terra anche di sofferenza per immani problemi ecologici. A Semipalatinsk c'era il poligono nucleare dell'Unione Sovietica dove mi risulta siano state fatte più di 400 esperimenti nucleari a cielo aperto. E l'ex ambasciatore del Kazakistan in Italia, il grande scrittore Ojas Sulimenov, che è stato ospite del nostro meeting 7 anni fa, abbiamo visitato insieme per 2 giorni il meeting, è proprio anche l'iniziatore di un movimento antinucleare Semipalatinsk Nevada, che mette insieme i problemi nati nel Kazakistan, cioè nell'ex Unione Sovietica, ma di fatto nel Kazakistan, con quelli del Nevada. Oggi c'è il grande dramma ecologico del lago Aral che alcuni specialisti conoscono, ma abbiamo anche in Kazakistan la base spaziale di Baikonur. C'è questo contrasto di una storia fatta di grandi sofferenze, di un presente fatto di grande responsabilità e di un futuro che dipende proprio da questo lavoro. Io credo che sinteticamente ho potuto dare anche un'immagine superficiale. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, in particolare il primo segretario dell'ambasciata del Kazakistan a Roma, Yerbolat Sunbay. Io sono stato l'anno scorso ospite della signora Itimova, che adesso lavora ad Astana, e ci sono ex miei studenti anche scusate, ogni tanto mi viene il russo, che lavorano o al MID o da voi a Roma. Io darei subito la parola e comincerei subito i nostri interventi presentandovi gli ospiti, cominciando dal primo. L'ingegner, perché per formazione professionale è ingegnere tessile, l'ingegner Murat Minbaev, rettore... rettore della Università Musulmana, è meglio dire musulmana, non islamica, Rukhaniyat, della Università Musulmana Arabo-Kazaka Rukhaniyat di Almaty. Dico musulmana e non islamica perché? Perché non è un'università dove si preparano semplicemente i mullah, gente che fa un servizio religioso, è un'università dove si preparano, come l'Università Cattolica di Milano, specialisti anche di economia, di filosofia, secondo una cultura, secondo la specifica cultura, diciamo, musulmana, ma del Kazakistan, perché come poi casomai lui spiegherà, c'è anche uno specifico della storia del Kazakistan rispetto all'approccio con l'Islam. Io vi cito solo un dato per capirci, quando per 5 anni ho fatto vicario generale dell'Asia Centrale, mi è capitato 2 volte di mandare in zone dove non c'erano ancora chiese dei giovani preti e 2 volte li ho affidati al mullah del posto perché li ospitasse per 3 giorni e gli facesse conoscere i cattolici della zona. Ecco, questo vi fa capire che tipo di rapporto può esserci tra noi in Kazakistan. Grazie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I traduttori non possono tradurre perché non sta parlando in russo in questo momento. Comincio con un tradizionale saluto arabo musulmano. Воздал восхваление Всевышнему Аллаху, пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам, и приветствую всех участников митинга, организаторов и этого прекрасного, замечательного города. Прежде чем начать свой доклад, prima di incominciare la mia relazione, я хотел бы в 2 словах выразить свои чувства от пребывания
Vorrei esprimere la mia gratitudine per il mio soggiorno qui in questa bellissima terra che è l'Italia. И особенно в прекрасном городе Римини. E in particolare la bella città di Rimini. Фестивале мира, дружбы, милосердия. E il grande festival di amicizia e anche di carità che è il meeting di Rimini. По моему глубокому убеждению, здесь собрались лучшие представители человеческой цивилизации. Qui secondo me si sono raccolti il meglio del meglio della civiltà, della cultura mondiale. Где каждый, независимо от национальной, религиозной, социальной принадлежности, чувствует себя частью человечества. Indipendentemente dalla tua appartenenza religiosa, culturale, nazionale, tu ti senti qui parte dell'umanità. Еще раз благодарю Всевышнего Аллаха, а потом уже моего друга Эдуарда Каннетта. E ringrazio anche ancora Allah, l'Onnipotente, per avere un amico grande come Don Edo Canetta che ci ha qui invitati. И мы окунулись в мир культуры, науки, цивилизации. E ci ha fatto conoscere questo grande mondo di cultura, di scienza e di civiltà. Общая тема называется «Кочевой народ в путешествии». Il tema di questo incontro è i popoli nomadi in viaggio. Это не означает, что мы казахи, казахстанцы все на лошадях, как кочевники до сих пор живем. Non significa che noi in Kazakhstan viviamo ancora come ai tempi a cavallo e ci spostiamo di qua e di là come i nomadi. Это имеет глубокий философский смысл. Ma questo ha una forte valenza profonda filosofica. Только движением мы достигаем прогресса. Perché девизу митинга. Solamente attraverso il movimento, cioè il noi raggiungiamo il vero progresso, e questo è appunto il titolo del meeting. Казахстан приобрел независимость совсем недавно, всего 13 лет тому назад. Il Kazakhstan ha conquistato l'indipendenza da poco, circa 13 anni fa. И после тоталитарного коммунистического 70-летнего безбожия. E dopo 70 anni di ateismo comunista. Мы сейчас приобрели свою историю. Noi ora abbiamo recuperato la nostra storia, la nostra cultura, la nostra religione. И Казахстан демонстрирует сейчас всему миру. E il Kazakhstan oggi dimostra in tutto il mondo un'autentica democrazia, umanità, amore al mondo nella sua politica sia interna che estera. В республике происходят очень существенные изменения и в духовной жизни народа, где движущей силой является сам глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. Nella nostra Repubblica stanno avvenendo cambiamenti radicali dal punto di vista della vita spirituale del popolo ed è molto bello vedere che la forza motrice di questo sviluppo di spiritualità in Kazakhstan è proprio il capo del nostro Stato, Nursultan Nazarbayev. Свидетельством этого является, что все религиозные конфессии в Казахстане имеют право на существование и имеют возможность исполнять свои религиозные обязательства, ритуальности. Ne è testimonianza il fatto che praticamente tutte le confessioni in Kazakhstan sono completamente libere di svolgere la propria vita e i propri riti religiosi. Большой резонанс вызвал в нашей республике приезд папы второго Иоанна Павла II. Grande risonanza ha avuto la visita nel nostro paese di Papa Giovanni Paolo II. И естественно в прошлом году первый съезд лидеров мировых и традиционных религий в городе Астане. E appunto l'anno scorso anche proprio la presenza del più grande capo del più grande leader religioso nella nuova capitale che è Astana. No, scusa, l'organizzazione dell'assemblea di tutti i leader religiosi. L'assemblea di tutti i leader religiosi nella nuova capitale che è Astana. Но мы понимаем, что один человек, какой бы он ни был талантливым, не сможет изменить общество, если не будет стремления самого общества измениться к лучшему. Ma noi capiamo che anche lo sforzo di un solo uomo, del solo presidente, per quanto sia una persona dotata di talento, non può da solo cambiare in meglio le cose.
Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: «Инна Аллаху ля югайру би каумин хатта югайру би анфусикум». Садака Аллаху лазим. Аллах не изменит людей до тех пор, пока они сами не захотят измениться. Аллах dice nel Corano che Allah non cambia le persone fino a che le persone stesse non sono loro a cambiare. Поэтому, понимая свою ответственность в обществе и в мире в целом, каждый гражданин Казахстана, я считаю, что каждый верующий человек должны внести свой вклад в мир, дружбу и согласие между различными народностями и конфессиями. Perciò penso che ogni persona in Kazakhstan e comunque ogni credente, ogni persona religiosa deve dare il proprio contributo per un cambiamento in meglio verso una maggiore amicizia, una maggiore concordia. Человечество сейчас достигло больших высот в технике, в науке, в технологии. L'umanità oggi ha fatto grandi conquiste dal punto di vista della scienza e della tecnologia. Однако социальные проблемы общества, как алкоголизм, наркомания, коррупция, проституция, ci sono problemi sociali come la prostituzione, la droga, l'alcolismo, il disfacimento della famiglia che purtroppo non sono stati ancora risolti. Казахстан не исключение от других государств, и у нас есть социальные проблемы. Казахстан non è un'eccezione rispetto a tutti gli altri paesi, anche noi abbiamo i nostri problemi sociali. И, к сожалению, большинство людей считает, что причиной этих социальных проблем, как алкоголизм, наркомания, проституция, коррупция и так далее, является именно экономические причины. Purtroppo... Хотя на самом деле причина лежит в духовной o ploscosti, bezdravstvenosti, bezbožie. Purtroppo la gente pensa che corruzione, droga, prostituzione, alcolismo abbiano solo una radice economica, invece la radice sta proprio nel cuore dell'uomo. Казахи говорят: «Худайдан корпағаннан корқ», то есть бойся того человека, который не боится Бога. I казахи dicono: «Abbi paura di quell'uomo che non ha timor di Dio». Потому что человек обладает свободой воли. Perché l'uomo ha fame di libera volontà. Данно ему Всевышним нашим Господом можно творить столько зла и бедствия, что в мире животных этого даже не ожидаешь. Perché appunto senza il timor di Dio, senza il rapporto con Dio si può creare molto male nel mondo, tanto che addirittura uno non se l'aspetta. В Священном Коране 42 сура 30 аят говорится: «Какая беда вас не постигла, это за греховные дела рук ваших». Nella Sura 30 del Corano si dice che tutto quello che di male vi può succedere è tutto causa del vostro peccato. 14 Sura 7 Аят: «Если вы пойдете по моему прямому пути, то я вам дам многократно мою благость, а если вы пойдете по греховному пути, то моя кара настигнет многократно». E invece la Sura 14 l'Ayat 7 afferma: «Se voi sarete timorati di me, timorati di Dio, rispettosi di me, allora io ingrandirò la vostra eredità. Mentre invece se voi non sarete timorati di me, vi ricompenserò in modo altrettanto forte». Поэтому наше государство и правительство делает очень многое для того, чтобы все религии в Казахстане жили дружно и были едины в деле воспитания общества, особенно молодежи. Perciò il nostro Stato, il nostro governo si occupa molto di incoraggiare tutte le esperienze religiose perché possano avere una parte importante nell'educazione, soprattutto della gioventù e nella convivenza pacifica di tutte le esperienze. В Казахстане живут около 15 миллионов людей, из них 70% исповедуют традиционный ислам, 22% это русская православная церковь,
4% protestanti e 2% cattolici. Nel Kazakistan vivono, abbiamo detto, 15 milioni di persone, il 75% professa l'Islam, il 22% sono di confessione ortodossa russa e il 4% sono protestanti e il 2% sono cattolici. И за последние годы очень активно начали работу именно представители протестантского движения. Poco tempo fa hanno cominciato appunto il proprio lavoro i membri dei movimenti protestanti. Но традиционными для Казахстана являются именно ислам, русское православие и католицизм. Ma le religioni tradizionali della Kazakhstan sono l'Islam, la Chiesa ortodossa russa e quella cattolica. Государство очень много делает для того, чтобы население было религиозно грамотным, ибо только религиозно грамотный человек может жить в мире, дружбе и согласии со всеми другими религиями. Lo Stato sta facendo molto per incoraggiare anche proprio l'istruzione religiosa, perché solo chi è istruito dal punto di vista religioso e non è ignorante può avere un rapporto di concordia con le altre religioni e con le altre esperienze. С этой целью два года тому назад был образован Международный мусульманский университет Руханият, который я возглавляю. Proprio con questo compito è cominciata due anni fa la nostra università musulmana, di cui io sono rettore. И основную цель уже мой друг Эдуард уже сказал, это не чисто исламский университет, который готовит мул там или имамов, а это университет, который готовит мусульманскую элиту, то есть мы готовим экономистов, юристов, философов, психологов, но все они знают основы ислама и христианства. E come ha già detto il nostro amico Don Edoardo, lo scopo principale di questa università non è quello di formare i mullah, gli imam, diciamo gli esponenti religiosi, ma di formare un'elite di economisti, giuristi, filosofi, psicologi, traduttori che abbiano però una formazione religiosa islamica. И хотя нам всего два года, но мы уже имеем филиалы в крупных городах Казахстана, Астана, Усть-Каменогорск. In questi due anni abbiamo creato delle filiali nelle grandi città del Kazakhstan, cioè Astana, Simkent, Усть-Каменогорск и Караганда. И в других странах мира, в частности, в Соединенных Штатах Америки. E anche in altre parti del mondo, negli Stati Uniti. Штате Пенсильвания, Филадельфия, Солт-Лейк Сити, Юта. Пенсильвания, Филадельфия, Солт-Лейк Сити, Нело Юта. Джексон, Джексон, Нью-Йорк. А также в Китае, в России, anche in Cina, in Russia, in Arabia Saudita, in Iran, eccetera. Мы учим наших студентов быть фундаментальными мусульманами. Noi insegniamo ai nostri studenti ad essere musulmani fondamentali. Но какие фундаментальные? Ma cosa significa fondamentali? In che senso? Фундаментально честными. Фундаментальmente onesti. Фундаментально порядочными. Фундаментальmente giusti. Фундаментально трудолюбивыми. Фундаментальmente amanti del lavoro. Фундаментально ответственными. Фундаментальmente responsabili. Фундаментально веротерпимыми. Fondamentalmente tolleranti verso le altre religioni e fondamentalmente caritatevoli e misericordiosi. Здесь на митинге мы слышали, что вы называете террористов фундаменталистами. Qui al meeting abbiamo sentito che voi i terroristi li chiamate fondamentalisti. Я думаю, это неправильно. Penso che non sia giusto dire così. Потому что если человек обладает фундаментальной верой, perché se un uomo possiede una fede fondamentale, фундаментальными религиозными знаниями, conoscenze religiose fondamentali, этот человек никогда не пойдет на убийство, questo на грабежи, uomo, и на террор. Non finirà mai per uccidere, per rubare e per creare terrore.
Террорист – это человек, который не имеет фундаментальной веры, не имеет фундаментальных знаний. Il terrorista è un uomo che non ha una fede fondamentale, che non ha una conoscenza fondamentale. А это человек, который прикрылся религией, пусть это будет иудаизм, христианство, ислам или буддизм. Indipendentemente dalla religione che professi il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam o il buddismo. Для решения каких-то своих политических или корыстных целей и задач. Ma lui usa la religione proprio per un proprio tornaconto e per ottenere comunque un tornaconto personale. Ислам проклинает терроризм. И l'Islam aborrisce il terrorismo. Аллах Всевышний говорит в Священном Коране. Аллах Л'Онніпотенте ha detto nel Santo Corano. Если я как Господь терплю безбожие моего раба или его ошибку, какое имеешь право ты, такой же раб, как он, но верящий в меня, убивать его за то, что он не верит в меня? Se io, dice, se io perdono qualcuno. Se io, posso, scusa. Sì. Se io che sono Dio, ho pazienza e perdono anche chi ha fatto il male più... più grave, chi sei tu per uccidere uno perché non mi accetta, perché tu lo giudichi? È scritto nel Corano, poi secondo me va riportata letteralmente la citazione. Scusa. Это основной смысл ислама – нести людям мир, милосердие, любовь. Perché la parola Islam contiene in sé le parole amore, амиcizia. Я хотел в нескольких словах рассказать о себе, как я, вчерашний коммунист. E io vorrei dire allora due parole anche di me. Ex comunista, come sono arrivato alla fede in Allah? Как религиозное чувство, о котором говорит Дон Джусанни, come il senso religioso di cui parla Don Giussani ha potuto cambiarmi? Сент-Экзюпери сказал так. Ha detto. Можно по-разному на свете жить. Si può vivere in modi diversi al mondo. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. Mangiare al tempo opportuno, bere a tempo opportuno e fare anche porcherie al tempo opportuno. А можно и так. Però si può anche vivere diversamente, secondo ancora le parole di Saint-Exupéry. Встав поутру, рукой обнаженную сердце достать e подарить его. Alzarsi alla mattina, stendere la mano nuda e dare la mano agli uomini. Моя жизнь до появления веры, религиозного чувства протекала, я думаю, по первому варианту. La mia vita prima del mio incontro religioso, della scoperta del senso religioso, trascorreva secondo la prima variante che abbiamo detto. Мы были воспитаны теорией эволюции Дарвина, что произошло от обезьяны. Sono stato educato secondo l'evoluzionismo di Darwin, per cui l'uomo discende dalla scimmia. Мы были пионером, комсомолом, ho fatto parte атеистом. Dei pionieri, dei giovani comunisti, ero anch'io comunista e ateo. Хотя я себя считал традиционным мусульманином, потому что отец был мусульманином. Anche se per tradizione mi consideravo musulmano perché il papà e il nonno erano musulmani. Но 98, я думаю, ma nel 1998, quindi pochissimo tempo fa, Аллах показал мне свои знамения, Аллах mi ha mostrato i suoi segni, открыл мне сердце, e mi ha aperto il cuore, для религиозного чувства и per для веры, al senso religioso e alla fede, и для меня началась совсем другая жизнь, e per me è cominciata tutta un'altra vita. И хотя до этого я тоже не был бандитом, убийцей. E anche se io non ero né un bandito né un assassino prima della mia conversione. Но я жил только материальной жизнью. Però vivevo solo una vita materiale per me stesso. Не было Бога в моей жизни. Non c'era Dio nella mia vita. Целью были доллары, миллионы долларов. Lo scopo erano иномарки, i dollari, milioni di dollari, la seconda casa, la villetta, il cottage. Le e le macchine straniere.
Я не знал, что существуют нищие. Non pensavo che esistessero i poveri. Я не знал, что существуют бездомные. Non pensavo che esistessero. Что существуют сироты. И gli orfani. Что в тюрьмах сидят обездоленные. Che nelle prigioni c'erano persone abbandonate da tutti. И очень много людей живут без Бога. E moltissime persone vivono senza Dio nel cuore. И для меня началась вторая жизнь, можно сказать. E per me è cominciata una seconda vita. О котором говорит Дон Джусани опять, о религиозном чувстве. Di cui parla anche Don Giussani ancora nel senso religioso. Я стал изучать Тору, Псалтерь, Евангелие. Ho cominciato a studiare la Torah, il Salterio, il Vangelo, il Corano. Именно с научных позиций. Da un punto di vista scientifico. Стал читать пятикратный намаз, съездил в хадж в Мекку. Ho cominciato a studiare il namaz, ad andare alla Mecca. Я понял основные принципы мировых религий, особенно христианства и ислама. Ho capito i principi basilari delle religioni mondiali, in particolare dell'Islam. E del cristianesimo. E del cristianesimo. Что существует Творец Вселенной, единый Бог. Cioè che esiste un creatore dell'universo, un unico Dio. Аллах это по-арабски. Аллах in arabo. Худай по-казахски. Худай in казахо. Бог по-русски. Dio, Бог in russo. God это по-английски, немецко. God in inglese, God in tedesco. Не важно, на каком языке он как произносится, но он есть, он живой, он вечный. Non importa in quale lingua lo si pronunci, ma lui esiste, è vivo ed è eterno. Все посланники и пророки, начиная от Адама. Tutti i profeti e i giusti a cominciare da Adamo. Согласно Корану и Исламу их было 124 тысячи. Secondo il Corano sono 124.000. Это и Адам, и Ной, и Авраам, Адамо, и Ноэ, Моисей, Абрамо, и Давид, Мозе, и Соломон, Давиде, Соломоне, Иисус, и Джезу, Мухаммед, и Маометто. Все эти посланники Всевышнего Бога, tutti questi inviati, del Dio Onnipotente, у которых отец один, мать разная. Sono persone che hanno un unico padre e diverse madri, sono tutti fratelli. То есть вера в единого Бога, cioè, quindi, одинаковая, la fede nell'unico Dio, а религиозные ритуальности разные. È una e i rituali religiosi sono diversi. И нас объединяет то, что мы все веруем в единого Бога. E ci unisce il fatto che noi crediamo in un unico Dio. Слово «ислам» переводится с арабского слова как «поклонение», как «покорность». La parola «ислам» si traduce dall'arabo come parola «devozione», «obbedienza». Немец по национальности Гёте так писал. Lo scrittore tedesco Goethe scriveva. Как глупо так и это воспевать свои суждения об этом и о том. Ведь если «ислам» покорность означает Богу, мы все живем и все умрем в исламе. Lo stesso Goethe diceva appunto che noi tutti viviamo e moriamo nell'Islam, cioè nella devozione, nell'obbedienza. Тот же Гёте написал другие другое стихотворение. Аллах есть, и Он един, и это так. Все знаки, что вмещает зодиак, земля, вода, любая тварь и злак, существование Аллаха не являет ли благ? Прекрасно крылых бабочек полет, пчела, что добывает чистый мед, и крот, что под землей туннель ведет. Существование Аллаха не являет ли благ? Земли, круговращение и луны, и умирание всех, кто рождены, и то, что ум и чувства нам даны. Существование Аллаха не являет ли благ? Lo stesso Goethe scrive appunto che Allah esiste ed è uno ed ha creato proprio tutta la natura in tutti i suoi minimi dettagli, e la farfalla con le ali bellissime, e l'ape che dà il miele, e gli animali che scavano i loro tunnel sottoterra, proprio tutta il sole, la luna, tutto il mondo è stato creato da lui. Пушкин Александр Сергеевич так написал свою балладу о Коране. E anche lo scrittore russo Александр Сергеевич Пушкин ha scritto nella sua ballata sul Corano.
с небесной книгой список дам. Тебе, пророк, не для строптивых, спокойно возвещай Коран, не принуждая нечестивых. Почто же кичится человек за то, что наг на свет явился, что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, и все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом, и так далее. Это большая баллада. E in questa ballata Pushkin si sofferma proprio sul fatto che l'uomo è peccatore, che è debole, che comunque è schiavo dei suoi istinti, eppure al tempo stesso Dio gli ha dato la libertà, questo grande dono, e quindi può scegliere per il bene. Поэтому эти основополагающие принципы религии, это религиозное чувство, что надо жить с Богом. Perciò questo senso religioso per cui bisogna vivere con Dio. Помогли мне измениться к лучшему, полюбить всех людей на свете. Mi hanno aiutato a cambiare in meglio e ad amare tutte le persone del mondo. И идеи Дона Джусани, которым приводит в своих книгах, так близки мне, я думаю, всем мусульманам. E le idee di Don Giussani che sono scritte nei suoi libri sono molto vicine a me, come penso anche a tutti i musulmani. И поэтому, когда мы говорим о вере в Бога, e perciò quando noi parliamo della fede in Dio, мы объединяем наши усилия, noi uniamo tutti i nostri sforzi, чтобы бороться с невежеством, per lottare contro l'ignoranza, с несправедливостью, contro l'ingiustizia, с подлостью, contro cosa contro l'ingiustizia, contro подлость, la non verità, contro la menzogna, чтобы соответствовать призванию быть человеком, потомком Адама и Евы. Per corrispondere, rispondere alla vocazione, essere degno della vocazione di uomini che è stata data anche ad Adamo ed Eva. Ibo slovo Adam, perciò infatti la parola Adamo, alif, dal, mim, a, d, m, tre bucvi, quattro bucvi, можно сказать, sono quattro lettere, Adam. A, это adep, это благовоспитанность. A, in kazako è adept, che è la buona istruzione. D, это дын, это богоуважение, это богобоязненность. D, è il rispetto di Dio. A, это adlet, это справедливость. A, ancora significa giustizia. И M, это махабат, любовь. E M, è la lettera di махабат, cioè amore. Поэтому, если ты Адам, perciò, se tu sei Adamo, ты будь благовоспитанным, sarai ben educato, богобоязненным, timorato di Dio, справедливым, giusto, и люби всех людей, e amante di tutti gli uomini del mondo. И поэтому я вас люблю всех. Adam, Adamo in kazako vuol dire uomo semplicemente, cioè non è riferimento semplicemente al progenitore. Nella lingua kazaka Adam vuol dire proprio uomo, persona, diremmo. Svenite. Поэтому я вас всех люблю. Perciò io voglio bene a tutti voi. Я люблю моего друга Эдуарда. Al mio amico Edoardo. Он профессор нашего университета. Professore della nostra università. Он читает нашим студентам лекции о католической церкви. Lui tiene lezioni ai nostri studenti sulla Chiesa Cattolica. Мы дружим с ним семьями. Siamo amici di loro. Lui ha tanti figli spirituali sparsi in tutto il mondo. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча, e penso che il nostro incontro di oggi, результат этой нашей дружбы, sia risultato della nostra amicizia. Приглашаю вас всех в Казахстан. Vi invito tutti in Kazakhstan, ad Almaty. И давайте жить мирно, дружно. E viviamo in pace, in amicizia. Ибо завтра мы все ответим перед Всевышним Богом. Perché tutti domani dovremo rispondere di fronte a Dio l'Onnipotente. За наши деяния на земле. Per quello che abbiamo fatto sulla terra. А эта жизнь очень короткая. E la nostra vita è molto breve.
Biblia, Откровение от Иоанна, nella Bibbia, nell'Apocalisse di San Giovanni e nel Corano si dice: Господне один день равен по вашему земному летоисчислению тысячи годам. Один день тысяч лет. Per il Signore un giorno sono mille anni e mille anni come un giorno. Один день 24 часа по космической системе отсчета. Un giorno secondo il sistema cosmico ha 24 ore. Равны тысячи годам. А 100 лет 2,4 часа всего. Всего на 2 часа мы приходим на землю. На час, на полтора. Vuole dire praticamente che il tempo che noi passiamo sulla terra, se lo rapportiamo al mistero dell'infinito tempo, è come se per noi fosse un'ora, due ore rispetto al tempo infinito. И за эту короткую жизнь, если мы останемся именно людьми высоконравственными, духовно, e in questa breve vita, se noi restiamo uomini, amanti degli altri uomini e culturalmente educati, с религиозным чувством и с верой в Бога, con il senso religioso e con la fede in Dio, мы будем соответствовать noi своему месту, risponderemo a tempo e luogo. Быть человеком с большой буквы. E potremo essere uomini però con la U maiuscola. Спасибо за внимание. Grazie per l'attenzione. E benvenuti, venite in Kazakhstan. Io credo che non solo queste parole, ma l'esperienza, il rapporto che esprimono, perché ha raccontato di fatti, non solo di idee, siano utili a tutti noi, anche nel contesto che il meeting ha voluto sottolineare della ricerca di un rapporto vero nel rapporto tra le religioni. Vero vuol dire che io, sacerdote cattolico, che vado a insegnare nell'università musulmana, mi sento me stesso, non sono obbligato a diventare un altro per esserci. E lui, mio carissimo amico, che la prima volta mi ha voluto assolutamente invitare nella sua famiglia, vuole essere se stesso. Io gli chiedo di essere se stesso, perché solo così, tra l'altro, potremmo costruire dei rapporti veri. Grazie. Kuper Akhmet. Il secondo amico, o meglio la seconda amica che oggi ci parlerà, ma non solo ci parlerà, è Zhania Aubukirova, grandissima pianista, ma soprattutto, no, soprattutto dico perché ha anche un ruolo istituzionale, rettore dell'Accademia Musicale di Almaty, persona appassionata della musica, della cultura, ma appassionata anche dell'educazione. Per questo, oltre che dirigere il conservatorio musicale, per cui si dà da fare tantissimo, lottando con l'istituzione per avere i fondi, eccetera, ha voluto aprire anche un college musicale, cioè fa un lavoro educativo a favore dei ragazzi che altrimenti non potrebbero studiare la musica, che in Kazakistan è di una tradizione enorme. Esiste una altissima tradizione musicale in Kazakistan. Moltissimi dei miei studenti, il mio lavoro di per sé è insegnare lingue all'Università Nazionale del Kazakistan, moltissimi dei miei studenti che non sono specialisti della musica sono in grado comunque di suonare uno strumento musicale anche in un modo pregevole. Lei è anche cavaliere al merito dell'arte e della cultura della Repubblica Francese e collabora con la Francia per una serie di progetti che il Kazakhstan ha elaborato. Ci siamo conosciuti in occasione della presentazione del libro di Don Giussani, è nata una bellissima amicizia che è continuata anche in questi giorni attraverso la nostra presenza al MITI. Grazie. Buongiorno. У меня, в отличие от моих уважаемых коллег, a differenza dei miei stimati colleghi, есть разные способы самовыражения. Io ho altre possibilità di autoesprimermi. Я очень люблю
встречаться с людьми, Io разговаривать. Amo molto incontrare le persone e conversare con loro. Я часто выступаю перед аудиторией. Spesso parlo di fronte a un certo pubblico. Говорю о культуре. Parlo della cultura. Пишу статьи в газетах. Scrivo articoli sui giornali. Выступаю по телевидению. Appaio anche in televisione. Ну, естественно, с мыслями о образовании, культуре. Sempre dal punto di vista dell'istruzione, della cultura. И когда мы сюда ехали, e quando siamo venuti qui, нам поставили задачу, что ci hanno dato un compito, мы должны рассказать, dobbiamo raccontare о Казахстане, del Kazakhstan, как изменился Казахстан за последние 10 лет, come è cambiato il Kazakhstan in questi ultimi 10 anni. Действительно, если рассказывать, in effetti se si racconta, это история удивительных свершений. Si tratta di una storia veramente sorprendente. На примере моей судьбы, ad esempio il mio destino, конкретных результатах, которые я достигла, i risultati concreti che ho raggiunto, можно судить, что изменения в Казахстане, possono essere considerati che dal fatto che i cambiamenti avvenuti in Kazakhstan, они пошли на пользу стране, народу, sono avvenuti per il bene del paese, per il bene del popolo. Но я, наверное, не буду утруждать фактами. Утруждать? Не буду рассказывать много фактов. Io non è che adesso vi racconterò tanti fatti, non vi appesantirò. Потому что они все говорят о поразительных достижениях. Perché tutti parlano di sorprendenti conquiste. Конечно, таких людей, как я, которые так довольны сейчас жизнью, не так много в Казахстане. Naturalmente le persone che come me sono molto contente della propria vita sono ancora poche in Kazakhstan. Потому что я думаю, что для большинства людей, perché penso che per la maggioranza delle persone, этот путь больших изменений, questa strada di grandi cambiamenti, это получение ценности демократии, il fatto di aver ottenuto il valore della democrazia, свободы слова, la libertà di parola, рынка свободного, la libertà di mercato, конкуренции, di concorrenza, как абстрактные слова очень хороши, come parole astratte suonano molto bene, но в жизни привели к в реальной жизни привели к потере работы. Ma nella vita concreta hanno significato che tante persone hanno perso il lavoro. Понижению жизненного и человеческого статуса. È diminuito il tenore di vita. Профессионального статуса. Да. Lo status professionale. Конечно, это была очень тяжелая дорога. Naturalmente si tratta di una strada molto dura. И я считаю себя счастливым человеком. Io mi ritengo una persona felice. Потому что в своем активном возрасте, perché sono ancora nell'età più attiva, я могу делать очень много, posso fare molto, moltissimo, того, о чем я даже не мечтала, когда была молодой. Persino tante cose di cui quando ero giovane non osavo neanche sognare. Очень коротко. Brevemente. Я активно концертирующая пианистка. Io sono una concertista pianista molto attiva. Классическая пианистка. Pianista classica. Я играю очень много в Европе. Suono molto in Europa. Особенно в Германии и Франции. Soprattutto in Germania e Francia. Очень много последние годы в Азии. Sono stata negli ultimi anni molto anche in Asia. В Китае, Японии, Корее. Cina, Giappone, Corea. Последние 2-3 года активизировались контакты с Россией. Gli ultimi 2-3 anni si sono potenziati i contatti con la Russia. Я играю в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга. E ho lavorato nelle suonato nelle migliori sale di Mosca e Pietroburgo. А вместе с тем. E inoltre. Я ректор консерватории. Sono rettore del conservatorio. Amministrativa dama. Sono anche la amministratrice del conservatorio. Я делаю Я сейчас заканчиваю строительство концертного зала. Adesso sto finendo la costruzione della sala da concerto del conservatorio. Я уже несколько лет покупаю новые инструменты для консерватория. E sono già alcuni anni che sto comprando nuovi strumenti per il conservatorio. Ну и, соответственно, технические средства обучения. Dal punto di vista tecnico, i mezzi tecnici, i mezzi pedagogici. Я стала делать очень много международных проектов для Sto facendo anche molti progetti internazionali per i giovani.
Мы являемся, например, самым привилегированным партнером Парижской национальной высшей школы музыки и танца. Noi, per esempio, siamo un partner particolarmente privilegiato della scuola superiore francese di musica e di danza. И очень много интересного. А я делаю музыкальные фильмы. Poi faccio anche film musicali. Выпускаю компакт-диски. Pubblico compact-disc, CD. Музыкальный журнал. Edito una rivista musicale. Очень много. Tantissime cose. И сегодня. E oggi. Основную часть времени. In questo tempo, nel tempo che mi è stato destinato di parlare. Я хотела бы посвятить игре на фортепиано. Вы видите, io vorrei anche suonare il piano. Не пот... Спасибо. Grazie. Не потому что я хочу показать, что я умею играть на фортепиано. Non perché voglio dimostrare che sono capace di suonare il piano. А потому что я считаю. Ma perché ritengo. Что особенно последнее время. Che soprattutto negli ultimi tempi. Язык слова. Il linguaggio delle parole. Становится не таким универсальным, как раньше. Non sia più così universale come lo era un tempo. А язык музыки. Mentre il linguaggio della musica. Язык чувства. Il linguaggio del sentimento. Язык этих потрясающих энергий, которые в музыке заключены. Il linguaggio della straordinaria energia che era chiusa nella musica. Становится более сильным. Sarà molto più forte. И, охватывает всех людей. E diciamo abbraccerà, prenderà tutte le persone. Например, я приготовила сегодня сыграть. Чаконо Баха. Ad esempio oggi mi sono preparata a suonare la Ciacona di Bach. Bach Busoni, потому что это транскрипция для Bach фортепиано. Bach Busoni, perché è una trascrizione per pianoforte. И для меня совсем не удивительно. E per me non è una cosa tanto sorprendente. Что я так люблю эту музыку. Il fatto che io amo tanto questa musica. Которая была написана три века назад. Che è stata scritta tre secoli fa. Что эта музыка далекая от моей культуры? E che questa musica sia lontana dalla mia cultura. От моей ментальности? Dalla mia mentalità. И она для меня абсолютно современна. E per me invece è assolutamente contemporanea. И она мне кажется очень простой и ясной. E mi sembra molto chiara e semplice. Конечно, я не знаю, как вы сегодня будете воспринимать, ведь вы не пришли на специальный концерт фортепиано. Io non so come voi accoglierete questa cosa quest'oggi perché non siete venuti apposta per sentire un concerto di pianoforte. Но я чувствую такую атмосферу на митинге сегодня в зале. Ma io sento una tale atmosfera al meeting oggi in questa sala. Что считаю возможным сыграть сегодня. Che penso che sia possibile oggi suonare la Ciccona di Bach. Thank you.
ci offre come surplus una breve piccola canzone kazaka. Io vorrei, non voglio interrompere gli applausi, io vorrei proprio ringraziarla perché ha portato dentro questa sala il suono, non il rumore, del vento della steppa. Non so se avete accorti, se vi siete accorti di questo. In kazako, io ti amo, I love you, si dice Mien sene wotejaksoy kureme. Che un po' lungo, un po' complesso, ma che letteralmente significa io ho su di te uno sguardo buono. Questo sguardo buono sulla realtà è il contributo che noi adesso abbiamo ricevuto, ad esempio attraverso questa testimonianza, quella di cui lei parlava ad esempio ieri a un amico parlando del suo incontro sconvolgente con il senso religioso di Don Giussani. Ed è esattamente quello che ci chiede spesso Don Giussani, amate in realtà, cercate il bene dovunque, anche quando non sembrerebbe possibile. Questo mi aiuta a introdurre il nostro terzo grande amico, Roland Sessimbaev.
Grazie, Eduardo. Come Ujjal Suleymanov, grande scrittore del Kazakistan. Lui ama definirsi lupo solitario, ad inocchi volk. Ma quello che lui scrive, quello che lui fa, non è per sé, è veramente per il popolo. Lui è presidente del Fondo Internazionale Abai. Abai è il più grande scrittore kazako della tradizione kazaka. Ed è anche direttore di una collana di libri che si chiama Amanat, che pubblica, perché il popolo kazako li possa leggere, non solo libri che vengono da autori kazaki, ma da autori di tutto il mondo. Ad esempio ci sarà la pubblicazione di Dante Alighieri, che Abai Kunambai raccomandava di leggere al popolo kazako. E lui stesso sta facendo un lavoro addirittura per una nuova traduzione della Divina Commedia in lingua kazaka. Immaginatevi che cosa vuol dire un lavoro di questo tipo. Amanat è anche una rivista letteraria, la più nota, penso, del Kazakistan, e recentemente ha pubblicato un numero speciale, è uscito proprio in questi giorni, dedicato alla letteratura italiana. Tra gli autori che lui stesso personalmente raccomanda di leggere ai giovani kazaki c'è, ed è messo molto in evidenza, un certo Luigi Giussani, che noi vagamente conosciamo. Tra poco Roland Saisimbaev partirà per il Giappone, perché l'imperatore del Giappone ha invitato lui e Gabriel Marquez, premio Nobel per la letteratura, perché facciano una serie di conferenze nel Giappone per spiegare che cos'è il lavoro e l'arte dello scrittore, del grande scrittore. Io finisco con una cosa, poi lui stesso, in uno dei suoi ultimi romanzi, l'ultimo romanzo che ha scritto, dove parte della tragedia ecologica e spirituale del lago Aral, una delle grandi problemi del Kazakistan, in una storia fatta di drammi, lui sente molto il dramma perché lui stesso viene da quella città dove ci sono state 453 esplosioni a cielo aperto, dove in una di queste ha perso il suo primo amore, tra l'altro. E lui in questo romanzo tragico il personaggio principale raccomanda al figlio comunque non perdere mai questo sguardo buono sulla realtà, nonostante cose inenarrabili che succedano. È un grande onore per me presentarvi Roland Saisimbaev. Grazie, Edoardo. Che прагмят. Знаменательна тема 25-го митинга. È eccezionale il tema del 25esimo meeting. Il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Questo pensiero ci unisce tutti quanti. Inoltre, ci chiama a una responsabilità. Ho partecipato a molti meeting di musulmani in Pakistan, in India, in Iran, a Londra, di protestanti a New York, di turchi a Parigi e ad Ankara. Questo meeting, per proporzioni, per problematiche, supera molti meeting. Dicono che il gusto del mare si può capire solo da una goccia di acqua marina. In questo meeting il mare delle prime idee, del pensiero, del desiderio. La cosa più importante è che io qui ho sentito persone sagge di rango mondiale. Sono stato sorpreso dal grande slancio umanistico del signor Magdi Allam. Lui è italiano, ma conosce profondamente il mondo islamico. Sarei anche pronto a stampare il suo libro I Kamikaze in Europa.
Ho apprezzato gli interventi molto importanti di Ferdinando Tinto Alereschi, Alvise Braghe Illa, Giorgio Ellis, Guglielmo Epifani e altri. Потрясает выставка по роману Александра Манзони. Colpito la mostra sul romanzo di Alessandro Manzoni, Promessi sposi. E senz'altro mi ha colpito tanto, soprattutto Mikhail Bulgakov. Казахский журнал Аманат. И la rivista казака Аманат. Выпустил специальный номер, ha pubblicato un numero speciale dedicato alla letteratura italiana, l'orizzonte letterario da Dante Alighieri fino ad Umberto Eco. Noi abbiamo presentato ai lettori kazaki l'Italia, un paese di pensatori, di artisti, di poeti, umanisti. Leggendo ci si apre il mondo e si conosce l'Italia. Quale entusiasmo e stupore sente il lettore quando penetra nello spirito di 9 secoli di poesia italiana, che quali nomi gloriosi Dante Alighieri, Petrarca, Giovanni Boccaccio, Michelangelo Buonarroti e Giosuè Carducci. 5 premi Nobel per la letteratura creano sono l'onore della grande penisola che si chiama Italia. L'applauso lo fanno loro per noi in questo caso, grazie. Al lettore kazako in questa rivista viene presentato Il milione di Marco Polo, la prosa di Fellini, la saggia prosa di Alberto Moravia e anche la divina rivelazione di Luigi Giussani. L'Italia è un mondo sfaccettato, multiforme e misterioso, che attira l'attenzione di tutta l'umanità, un interesse che è inestinguibile, un fascino e un'influenza inesauribili. L'incontro di due letterature nazionali, la kazaka e l'italiana, è sempre un dialogo, un riconoscimento reciproco, una reciproca penetrazione, una reciproca ammirazione, un reciproco arricchimento. È un momento straordinariamente importante nella vita letteraria e culturale del Kazakhstan. E così la poesia italiana dal XIII al XXI secolo è frutto essa stessa di uno scambio reciproco. Scambio proprio l'Italia è proprio un crogiuolo di esperienze di varie provenienze. L'arricchimento reciproco è un mito si tratta appunto, se uno vuole una cultura autarchica, si tratta di qualcosa di astratto, di artefatto che non ha contatto con gli altri. Non esistono nel mondo le nazioni allo stato puro. I venti della cultura portano appunto la coscienza, il dubbio, l'avvenimento. E questi profondi concetti nel cuore dell'uomo creano la coscienza. Chi è il nomade?
Il mondo era aperto davanti a lui, lui saliva sul cavallo, uccideva i nemici, depredava le donne e non pensava al senso della sua esistenza. Dappertutto dove essi si trovavano rimaneva il deserto, scomparivano dalla faccia della terra intere città, non conoscevano né la morale né il diritto e naturalmente non avevano categorie spirituali elevate come la fede, l'amore, la coscienza, l'onore. Dico apertamente che quando ero giovane questa immagine di vita mi aveva affascinato. Io ero affascinato da queste menzognere opere fatte dagli studiosi sui miei antenati. La filosofia semplice e chiara dei nomadi ha fatto nascere una pagina di uno dei miei libri preferiti. Все как одна, лошади, женщины, власть, война. Si tratta di una citazione di Kipling che dice: dalle nostre barbe noi ci asciugavamo il grasso del montone, stavamo sui tappeti, vedevamo tutto quello che succedeva attorno al mondo e parlavamo da un angolo all'altro del mondo al fumo delle nostre pipe, e le grandi cose della nostra vita erano praticamente una sola: i cavalli, le donne, il potere e la guerra. I nomadi, in modo antidemocratico, uccidevano quelli che li accusavano. Naturalmente i miei antenati non avevano avvocati. E noi, nomadi che veniamo giudicati, dopo tante accuse di molti secoli, abbiamo cominciato a difendere la nostra propria storia. A volte, assieme ai nostri discendenti, accusatori, cercando di convincerci gli uni gli altri. Scusate, perché magari in altre... Lui sta dicendo praticamente che l'immagine che mi ha dato della lezione del popolo era questa negativa, non è quella vera, e quindi adesso finalmente comincia una ripresa di quella che fu la reale tradizione del popolo kazako, che in un certo tempo era stravolta da questa immagine negativa che lui stesso ha ricevuto all'inizio. Scusa. Grazie. Cronica, letopisi, mira, la cronaca del mondo è fatta da soldati. La guerra è un tempo storico. Purtroppo, il tempo di pace non è possibile descriverlo. La pace e la felicità non rimangono nella memoria. Le città turche improvvisamente nascevano nella steppa e rimanevano deserte e a volte scomparivano anche per sempre. Negli ambienti scientifici c'era, veniva detta una realtà menzognera. I popoli nomadi andavano appunto per il mondo senza fissa dimora per la steppa fin dai tempi di Adamo. I kazaki hanno vissuto un grande cambiamento nella storia sociale. Gli ultimi nomadi turchi sono diventati sedentari. La parola, proprio la parola, aveva un ruolo particolare nella vita sociale dei kazaki. E non bisogna confondere il concetto di cultura e quello di civiltà.
La cultura, secondo me, secondo la mia convinzione, è l'arte di essere uomo tra gli uomini. Attraverso quali dure prove è dovuto passare il mio popolo per poter dire questa frase molto saggia. Se ti picchiano con una pietra, tu invita queste persone a pranzo o a cena, rispondi con un invito. Questa è la negazione della legge biblica occhio per occhio, dente per dente, che è stata alla base dei rapporti tra le persone per diversi millenni. No, non il cittadino o l'abitante della città, ma il nomade poteva lasciare in eredità ai suoi discendenti frasi di questo tipo. Un'altra frase: se tu incontri un uomo, cerca di renderlo felice, perché forse è l'ultima volta che tu lo vedi. Questa è l'autentica ospitalità della steppa. Noi tutti siamo venuti fuori dal paese delle favole. La morale fondamentale della maggior parte di queste favole è questa: bisogna fare il bene e ti verrà ricompensato ancora con il bene. Ma io sono come figlio della steppa, turco di origine, musulmano di religione. Amo le favole nelle quali viene predicato l'amore disinteressato. Per molti specialisti, il nomade e la cultura sono due concetti inconciliabili. Quanto ha parlato si è parlato della barbarie dei nomadi, della loro sterilità culturale. Questa mentalità si è radicata nel pensiero degli storici. Lo storico deve diffidare di tutti gli stereotipi scientifici. Quando la storiografia europea è contenta della sua scoperta, che la poesia è nata tra le tribù dedite alla pastorizia, anch'io sono contento con questi studiosi europei. Nella letteratura occidentale la parola «unno» nel corso di lungo tempo è stato sinonimo di barbaro. Per loro, ma noi dimentichiamo sempre che le tribù germaniche di quella stessa epoca si trovavano a un gradino dello sviluppo culturale molto più basso rispetto ai nomadi. Per loro i nomadi non erano cristiani e di conseguenza non erano uomini. E se erano anche uomini, erano comunque figli del diavolo, tizzoni d'inferno. I germani hanno preso in prestito dagli unni non solo le parole, gli oggetti e il sistema della concezione del mondo. Tutte le grandi culture che artificialmente hanno interrotto i contatti col mondo hanno cessato il loro progresso e sono cadute in decadenza. Una cultura fiorente è prodotto di un continuo contatto con gli altri, un contatto di millenni, secoli. Ad esempio, la lingua inglese per metà consiste di parole di origine romanza. La lingua francese contiene il 30% di arabismi, il 30% di germanismi. Il kazako contiene 20% di arabismi. Sono convinto
che William Shakespeare, né Victor Hugo, né il grande poeta kazako Абай si sarebbero stracciati le vesti di fronte a questa grande verità. I prestiti reciproci non sono segno di povertà della lingua, sono un fattore naturale dello sviluppo di una cultura e di una lingua. Если вы поддержите, хотелось бы на 26-м митинге. Mi piacerebbe al 26esimo meeting del 2005 серьезно начать разговор, cominciare seriamente un dialogo позитивной роли, sul ruolo positivo, которую играли, giocato тюрки, dai turchi nella storia della civiltà mondiale. Scusa, alla parola turchi bisogna sostituire la parola tyurki. Nel senso che la cultura dei kazaki e dell'Asia centrale è la cultura tiurca, di cui i turchi sono solo un'espressione. Scusa, è questo. Grazie, Eduardo. L'energia celeste crea una cultura che si trasforma nelle parole, nell'oggetto, nel gesto, anche nella musica. Giorni fa insieme a voi siamo stati colpiti ascoltando gli incantevoli canti nella magistrale esecuzione di José Carreras. Sulle rive del fiume Архон e Енисей si trovano delle steli del VIII secolo, le iscrizioni sulle quali hanno conservato una potente e bella lingua letteraria, appunto tiurca. La lingua letteraria scritta è il primo tratto distintivo dello Stato. Lo Stato dei nomadi fu distrutto, poi si ricostituì, ma l'antica lingua dei nomadi è arrivata fino ai nostri giorni in tutto lo splendore della sua struttura grammaticale e nella ricchezza del suo lessico. Persino se i nomadi non avessero creato niente tranne queste iscrizioni, avrebbero il diritto di pretendere un posto tra i popoli per il contributo che hanno dato alla cultura mondiale. I nomadi non hanno inventato né la carta, non hanno innalzato grandi chiese come in Italia, in Francia, in Spagna, ma il pensiero poetico scolpito nelle pietre è un elemento di grande cultura. I nomadi turchi lottavano con l'Islam nell'Asia centrale, in Turchia, dove l'Islam celebrava la sua vittoria, e non sono state trovate nessune iscrizioni runiche. I fanatici religiosi hanno messo all'indice tutta l'antichissima letteratura tiurca come se fosse scritta dal diavolo. Per loro i nomadi erano i nemici, cioè persone incolte. Un mese fa in America è venuto da me un giovane italiano e si è presentato come un discendente dei legionari romani che si trovavano nel regno dei Parti di Karakum. Le tribù dei Parti, che venivano dalla profonda Asia, crearono nel III secolo il regno dei Parti.
che римских завоевателей si trovò a intralciare le conquiste romane e continuò ad essere presente in Oriente. Nel momento di fioritura dei parti, questo regno comprendeva l'Iran, la Mesopotamia, l'Afghanistan orientale, la Turkmenia meridionale e l'Armenia. Nella battaglia con la cavalleria corazzata dei parti, cadde in battaglia Marco Crasso, il vincitore di Spartaco, anche nella lotta con Cesare e Pompeo, che fu dichiarato imperatore dai suoi stessi soldati. I resti dell'esercito romano disperso, in numero di 10.000 legionari, fu preso prigioniero e deportato nelle province orientali del regno dei Parti, nella zona di Karakumov. Qui si unirono in famiglie, ma si sposarono, ma continuarono anche l'attività militare. Quando sono venuto ad Almatà, ho trovato in biblioteca un volume di un poeta, poeta Orazio, che scrive: Crasso, на варварках женились и с ними жили же во вражих странах. I soldati di Crasso hanno sposato delle donne barbare e con loro hanno vissuto in paesi ostili. E questo giovane americano, italiano, di confessione protestante, era convinto che era di essere il discendente di un legionario romano che riuscì a tornare insieme a dei mercanti dalla profondità dell'Asia centrale fino a Roma. Questo racconto ci fa penetrare ancora più a fondo nei libri di Luigi Giussani, che è un po' l'anima del nostro meeting. La trilogia del percorso di Monsignor Giussani è il cammino dell'uomo che tende alla conoscenza di Dio, una via di ragione e di amore. Il libro ti abbraccia tutto completamente, ti prende tutto. Questo libro si può aprire a qualsiasi pagina, leggere, avere piacere nella lettura, scoprire per sé il mondo e lo spirito della personalità illuminato dalla conoscenza divina, la cui vita è completamente dedicata alla illuminazione, alla educazione delle anime umane. Giussani insegna a pensare bene e a credere bene. Il pensiero principale di Luigi Giussani è la difesa dell'uomo e dell'umanità e l'amore alla verità. Egli scrive: la fede ha bisogno della ragionevolezza dell'uomo. La ragione è ciò che rende ognuno di noi uomo. Mi vengono in mente le parole di Ernst Hemingway, un grande scrittore del XX secolo. Nel 64 scrisse una lettera al Presidente dell'America.
Мы выиграли войну. Noi abbiamo vinto la guerra, scriveva Hemingway. Мы стали великой державой. Siamo diventati una grande potenza. Теперь мы должны быть осторожными. Ma ora dobbiamo stare attenti. Чтобы весь мир не презирал Америку. Perché tutto, affinché tutto il mondo non disprezzi l'America. Пусть Бог будет с нами. E che Dio sia con noi. Это было предостережение великого писателя Америки. Un avvertimento di questo grande scrittore americano. Действительно, что нужно Veramente, человеку, кроме любви? Di che cosa ha bisogno l'uomo se non dell'amore a Dio? Но любящий Бог ждет от нас ответной, преданной. Ma un Dio che ama Читая книги Джусани, leggendo i libri di Giussani, viene voglia di diventare migliori. Сегодня на авансцену oggi выходят молодые кочевники Казахстана. Sulla scena, sul proscenio, ci sono i giovani nomadi del Kazakhstan. Многие из них работали на этом митинге. Molti di loro hanno lavorato a questo stesso meeting. Эти молодые казахстанцы открыты сердцами. Giovani casacchi con il cuore aperto. Сознательно душой. Con l'animo aperto. Естественно, тщеславным устремлением, порывом устремились в мир. Cercano di Сегодня их можно увидеть от Атлантического океана. Oggi si può vedere dall'Oceano Atlantico fino all'Oceano Pacifico, per non parlare di tutti gli altri mari e laghi che ci sono, che dal 1970, nel XX secolo, la Russia è stata appendicite для мирового сообщества. L'impero russo è diventato come una appendice della comunità mondiale. Был прерван естественный путь развития стран и народов. Ha interrotto l'evoluzione naturale dei popoli, dei paesi. А в конце 20 века E alla fine del XX secolo è caduta l'Unione Sovietica. И мы стали третьим миром. E noi siamo diventati una sorta di terzo mondo. И стали жить законами третьего мира. E abbiamo cominciato a vivere secondo le leggi del terzo mondo. Этот закон известен всем. E queste leggi le conoscete tutti. Еще Гоген. Già Гоген. И славно защищая. Difendendo. Гоген писал. I tahitiani scriveva difendendo i tahitiani scriveva западным миссионерам нужны ваши души ai missionari occidentali servono le vostre anime ai loro commercianti servono i vostri soldi через месяц Аллах даст, я буду в Японии, в Китае. Fra un mese io sarò in Giappone, in Cina. Южной Корее. Nella Corea del Sud, in Thailandia, in Malaysia. Мне заказали написать книгу. E mi hanno chiesto di scrivere un libro. Восточные тигры глазами казаха. Le tigri orientali con gli occhi dei casacchi. Я сам назвал так. Io stesso ho dato questo titolo, ho proposto questo titolo. На этом долгом пути in questa будет lunga strada молодой казах из города Симпа. Il mio traduttore era un giovane casaco. Который уже третий год учится в Токийском университете. Che già da tre anni studiava all'università. Его имя Данте. Il suo nome era Dante. Я щедро дарил его именем великого Алигьери. Io sono stato io a dargli generosamente il nome del grande Dante Alighieri. Правда, я тогда не подозревал, что он будет студентом Токийского университета, будет сопровождать меня по этому долгому пути. Non potevo pensare che lui, dopo aver studiato in queste università, sarebbe stato quello che lo avrebbe accompagnato in questo lungo cammino. Когда-то казахи. Un tempo i casacchi. Один из самых лучших поэтов Мукагали Макатаев перевел. Uno dei più grandi poeti casacchi, Макатаев, ha tradotto Dante Alighieri. Это был очень
модно тогда в Казахстане. Era molto di moda allora in Kazakhstan. Я скажу без бахвальства, что казахская литература. Io dico senza esagerare che la letteratura casacca, la traduzione casacca, мировую литературу che i traduttori casacchi hanno brillantemente tradotto tutte le opere dei classici mondiali in lingua casacca. И вот наш международный клуб Абая, вот журнал Аманат, мы выпускаем мировую литературу nella nostra rivista noi pubblichiamo tutta la letteratura straniera in casacco in 200 volumi. В 2005 году мы будем издавать 19 современных итальянских писателей. Nel 2005 pubblicheremo moltissimi racconti di scrittori stranieri. Di scrittori italiani. Italiani. Мы сейчас активно работаем над этим проектом. Noi adesso stiamo lavorando intensamente su un progetto. Сейчас ищем молодых итальянских рассказчиков. Stiamo cercando dei giovani narratori italiani. До этого мы выпускали рассказы писателей Японии, Америки, Китая, Индии, Польши. Che prima pubblicavano i racconti del Giappone, della Cina, dell'Ungheria, della Polonia. Огромное разнообразие языков, культур. Una grande varietà di lingue, di culture, di religioni, di modi di pensiero, di tradizioni che esistono nel nostro mondo ci arricchiscono reciprocamente. Что ныне является cosa che времени, adesso è un segno dei tempi, un simbolo di unità della civiltà umana. La conoscenza dell'autentica storia dei popoli del mondo è indispensabile per lo sviluppo contemporaneo, perché è proprio questa che preparerà la strada al progresso. В наши дни, когда nei nostri giorni, quando l'Europa si sta unendo, nella moltitudine di tutte le sue numerose parti, il Kazakhstan e l'Italia si incontrano in nome di una creatività edificante. Grazie. Grazie. Data l'ora e anche la ricchezza dell'intervento, io mi permetto telegraficamente di sottolineare solo tre cose ringraziando gli amici. Primo, una cosa che mi ha colpito personalmente anche in questi giorni negli incontri che abbiamo fatto. A volte noi abbiamo una grande affezione per Don Giussani, ma abbiamo quasi pudore tra noi, cioè, a parlarne. O viceversa, a volte ne parliamo a vanvera, nel senso che lo usiamo. Ecco, a me ha colpito molto in questi giorni, anche oggi, come questi nostri amici, attraverso quello che Don Giussani ha generato, perché loro personalmente non hanno mai incontrato, hanno avuto e hanno questa affezione intelligente verso di lui. Questa è una cosa che credo che noi dobbiamo come imparare. La seconda cosa è che quello che oggi noi abbiamo cercato di comunicarvi non è un programma, non è un progetto, non è una serie di idee, ma è un'esperienza, qualcosa che è successo. In questi 10 anni in cui ci siamo incontrati, è successo questo e molto altro adesso non. E noi stessi dobbiamo imparare da quello che è successo, perché come sapete a volte il rischio è quello di dimenticarci l'origine e quello che ti è stato dato. E la terza cosa è proprio la parola lavoro, che è riecheggiata anche oggi. Davanti ci sta un grande lavoro in tutti i sensi, in tutti i sensi. Questa voglia di imparare, questa voglia di conoscere ad esempio dei giovani kazaki, che qui ha già trovato in Italia ad esempio la possibilità di un aiuto nello specializzarsi in alcuni campi in cui l'Italia ha qualcosa da dare. Campo dello sport, campo della moda, ai massimi livelli, campo del diritto. Ma un lavoro che ha come obiettivo la crescita del Kazakhstan, come dicevo all'inizio, senza questa cultura del lavoro,
Penso al lavoro, penso all'importante funzione del centro giovanile di Almaty, penso al lavoro che viene fatto all'università, penso anche a chi lavora nel campo caritativo. Senza il lavoro, la ricchezza, come è stato ampiamente documentato, rischia di disperdersi e il popolo di non raggiungere quel livello di felicità che esprimeva non solo con le parole ma con la sua musica la nostra grande Jania. Io vi ringrazio tutti di cuore e chissà mai che l'anno prossimo la nostra presenza, la presenza stessa, anche magari in termini ufficiali del Kazakhstan, accresca ancora di più la ricchezza del meeting. Grazie a tutti.